6 maggio 1898. La neonata classe operaia è in rivolta. Rivendica condizioni migliori di fronte a un governo incapace di interpretare la realtà. Una realtà, quella italiana, che coinvolge Pirelli da vicino. Nel piccolo edificio del Sevesetto, l'ingegner Giovanni Battista non si dà pace. Osserva dalla finestra i disordini incredulo. Non era per quello che aveva lavorato 25 anni. Giovanni Battista ha combattuto con Garibaldi a Bezzecca e a Mentana. Ha vissuto il Risorgimento, per poi seguire la sua vocazione, gli studi, l'impresa. Vuole trasformare la realtà, migliorare il suo paese attraverso l'industria, aiutare le condizioni delle classi meno fortunate. Dopo la laurea nel 1870, il rettore Giuseppe Colombo lo sprona a seguire la via del caucciù per soddisfare la sua curiosità imprenditoriale. Nasce un esempio virtuoso di società a capitale privato sostenuta da privati. Nella primavera del 1875 Pirelli si aggiudica un ordine del Genio Militare per 1600 truogoli di caucciù indurito per pile telegrafiche. Una sfida nuova che esalta Giovanni Battista. Per lui il futuro è nelle telecomunicazioni. Pirelli acquisisce una nave posacavi, la Città di Milano, di base alla Spezia, vicino al suo secondo stabilimento. I cordoni sottomarini Pirelli collegano la Puglia con le isole Tremiti, Mazara del Vallo con Pantelleria, le Egadi con il continente e questi con la Sardegna, Livorno con la Gorgona e il Giglio. E poi è la volta della Spagna, con il collegamento tra le Baleari e la penisola iberica, sino al Mar Rosso. Ma è in arrivo un'altra rivoluzione, quella dei trasporti. La gomma per le coperture di carri e biciclette affianca la produzione di tubi, cinghie, oggetti sanitari. Con il caucciù si può fare davvero di tutto. I dimostranti si muovono verso il centro. Giovanni Battista osserva le luci della città che da 14 anni ormai illuminano le strade, ricordando che tutto iniziò al Teatro alla Scala, illuminato da Giuseppe Colombo e dal suo studente. Il simbolo di Milano porta con sé il nome Pirelli.